Qua sempre il un po'. Negozio è ancora aperto. Forse dovremmo entrare. Così no, non prenderai freddo. Sì, ok, però non si dorme dentro il negozio. Non abbiamo soldi per comprare niente. Non, cioè. Capisco tutto adesso, trovi Ralph lì dentro. Perfetto. Boh, possiamo vivere qua dentro, non so. Giocatelo per Alice. Cosa? Cosa fa? Posso lavorare qua? Dov'è? Nella sala dello staff? Cosa stiamo facendo qua dentro? Oh cacchio, ho preso un colpo. Devo convincere lui a... Ok. Vediamo. Posso aiutarti? No. Ho una bambina e non sappiamo dove andare. Posso aiutarti? Avrebbe dei soldi no. Per pagarci una stanza. Senti, questo è un discount, tesoro, non l'esercito della salvezza. Non posso mettermi a regalare soldi a tutti gli svitati del quartiere. C'ha ragione, eh? No, no, non mi sembra il caso quello di rubare la casa. Oh oh. Abbiamo la pistola, raga. Oh, che disastro. Allora, o torniamo da Ralph o andiamo in macchina. lo sportello in faccia, poveri. No, raga, non mi sembra il caso di... Cacchio, però qua c'è Ralph vicino, io ho paura di Ralph. Però per avere quei 40 dollari dobbiamo rapinare il tizio. Mi sembra assurda come cosa. Che non possiamo pagare 40 dollari di motel senza un'autorizzazione o qualcosa. Vabbè, proviamo a dormire qua dentro. Non mi convince per niente, però. Meglio se stiamo qui, Alice. L'importante è che siamo al sicuro. Solo per stanotte. Oh boy. Questo è tosto. È iniziato a diventare un po'... Un po' tosto in fatto di scelte. Nel senso proprio... Cioè ci sono delle scelte toste. Ovviamente. Mamma mia. Perché non mi voleva bene? Perché era sempre arrabbiato con me? Aveva un po' di problemi, eh? Vivere come le altre bambine. Forse ho sbagliato qualcosa. Non ero abbastanza brava. Ecco perché era sempre arrabbiato. No, credo che non sia quello il problema. Volevo che fossimo una famiglia. Volevo che mi volesse bene. Non potevamo essere felici. Non lo so, Alice. Non mi lascerai, vero? Prometti di non andare. Te lo prometto. Staremo sempre insieme. In questo momento mi sa che serve per sempre un attimo di da tranquillizzarla. Noi non dobbiamo dormire però, adesso che ci penso, no? Cioè lei dorme e noi intanto stiamo svegli. Non c'è bisogno che ci addormentiamo. Quindi in caso dovesse succedere qualcosa, noi siamo svegli. Madonna, quanta roba.
Ma che è sto diagramma qua? Oh! Ma che cacchio, che cosa ho fatto? Oh mio Dio! Allora, dentro il supermercato avevamo il parlare col commesso, ok. E abbiamo notato la cassa e non abbiamo fatto nient'altro. Potevamo fare altre cose? Va bene. E ci avrebbero portato a boh. A un unico finale, tra l'altro, ok? Noi abbiamo fatto questa qua dell'auto. Dentro la lavanderia? C'era anche la roba da leggere addirittura. Cioè, ruba i vestiti o non ruba i vestiti, e comunque alla fine uscivamo dalla lavanderia. Va bene. Mamma mia. Al motel c'era qualcosa. Al motel si arrivava a un finale, ovviamente, e si arrivava a un finale anche con Ralph. Non so che tipo di finale, però vabbè. Marcus? Madonna. Ma è inquietante, raga. È inquietante. Ho paura. Ma questa cosa diventa? Vista compromessa, interfaccia mentale danneggiata. Corruzione dati audio danneggiato. Tutti i sistemi in modalità bassa energia. Difettoso. Con gamba destra e sinistra mancanti. Postura eretta impossibile. Devo aver paura? Sostituisci le gambe? Raga, inquietante! Aiuto! La mia gamba destra funzionante. Oh mio Dio. Ma raga, ma è inquietante di brutto sta roba. Abbiamo una gamba, abbiamo trovato una gamba. Vai, andiamo a prendere l'altra. Questo è un braccio, cos'è? Gamba destra danneggiata. Niente, non si può prendere. Vai, fuori. Fuck you, gamba! Andiamo. Fuck you, cosa schifosa, non so cosa sei. Questa è la gamba, dammi la gamba. È destra. No, è un'altra sinistra. Aspetta, ma mi manca la destra o la sinistra a me? Ah, la sinistra, allora è buona, dai. Si prende, via. Tac. E voilà. Come nuovo. Un po' inquietante come situazione generale questa ma okay, una discarica di androidi che magari da un momento all'altro si riavviano e iniziano a fare una. Questo mi sta guardando. Tutto sballato, guarda lì. Cioè da un momento all'altro gli androidi si riavviano e partono con la ricarica. Oh, sapevo stronzo che lo facevi. Che cacchio vuoi?
Va a lavorare. Barbun. Cioè, parte una rivoluzione di... Guarda lì che schifo. Mi stanno accarezzando la pelata. Solo perché non c'ho i capelli. Oh. Dove stai andando? Ma non lo so. Ma che cacchio vogliono questi? Ma svegliatevi e andatevene via. Guarda lì. Madonna raga, ma è inquietante. È inquietante di brutto. Trova l'unità ottica, trova il regolatore della pompa. Che cacchio, che cosa? Ah niente, è tutto rotto qua. Mi serve un'unità ottica. Suppongo sia quella per... No, questa cos'è? Pompa. Niente. Scarta. Unità ottica? Maybe? Funzionale. Incompatibile. Fuck. Porca miseria. Mi ha fatto lo sgambetto. Mortacci tu, tienili un calcio. Schifoso. Ma è inquietante sta roba. No, cioè, son serio. Penso di aver visto horror. Questo è inciampato. Occhio che si scivola. Penso di aver giocato horror meno inquietanti. Compatibile, unità ottica. Ciao, sono un androide AK700 progettato per servire. Va bene. Cosa posso dire? Il mio programma ha rilevato un'anomalia. No, non è successo niente. Il centro di manutenzione Cyberman. Ottimo, adesso ci vediamo. Abbiamo due occhi diversi, però vabbè. Tocca far così per adesso. E finalmente possiamo controllare. Ok, perfetto. Infatti era quello che volevo... Volevo vedere. Non può correre, vero? Non penso. Si è appena svegliato dopo un attimo di trauma, diciamo. Processore audio. Compatibile anche, quindi mio. Caccia qua. Anche perché mi dà fastidio. Va bene. È già qualcosa. E piuttosto che sentire tutto questo, almeno si sente la pioggia. Un po' forte come pioggia, però, eh. Non è proprio di quelle lì che ascolterei ambiental, con le musiche ambientali per rilassarsi. Non è proprio ovviamente quello, però. Aspetta, vediamo questo dove vuole andare. Perfetto. Ci ho provato. Ma è buona questa? Easy. Prendi e porta a casa. È tipo il robo di Stark. No? Tocca che lo metti rapidamente perché sennò mi sa che sciopi. No, poverino. A posto. Come nuovi, ragazzi. Eccoci qua. Vai. Che schifo. In mezzo alle teste di robo. Senti la musica da Batman, tipo.
Non siamo gli unici che stanno cercando di evadere comunque. Oh, è la musica di Batman davvero. No, Marcus. Sentila lì. Che momento è questo? No, raga, è quasi allucinante. Ho i brividi. Cosa abbiamo preso? Si è tolto il cerchietto e si è autoriparato. Quindi mi chiamo Marcus. Cioè adesso senza il cerchietto praticamente siamo irriconoscibili. La gente non sa che siamo degli androidi. Giusto? Cioè, forse altri androidi possono riconoscerci. Ok. Questo è un pochettino inquietante, eh? Come, vabbè. Vabbè, sì, cerca i ricambi, ovviamente. Tra unità ottica si potevano fare diverse scelte magari nel mentre, però il finale era sempre Marcus torna dall'aldilà. Che è proprio detto così. Insomma, Connor. Non sto guardando le date e gli orari comunque, perché quasi sicuramente c'entra anche questo con cioè ti fanno capire almeno dove cacchio siamo. Se è un momento del futuro, se è un momento magari tipo questo nel passato. Trova Amanda. Che cacchio è Amanda, mo? Ho visto qualcuno. Amanda? Anche perché ci hanno sparato, quindi non è che è proprio il massimo. Poi oh, il coso lì si è riparato automaticamente, quindi... Salve, Amanda. Connor, che piacere vederti. Sì, anch'io, sapessi chi sei. Il tuo predecessore purtroppo è stato distrutto. Ah, ok. Sapeva che i devianti sono imprevedibili, ma comunque non è bastato. Spero che tu non commetta lo stesso errore. Non intendo farlo. Quindi siamo Se comunque dopo. Se Connor viene distrutto, la sua memoria passa al successivo. Ma alcuni dati potrebbero andare persi. Non farti distruggere. Ci proverò. E per le indagini. Capisco. L'interrogatorio mi è parso impegnativo. Che ne pensi del deviante? Beh, sono traumatizzato. Ho riscontrato alcuni disturbi causati dagli abusi del padrone. Quasi come se la programmazione originale fosse stata resettata. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Hank. Che ne pensi di lui? Hank... intrigante. Mi piace Hank. Lo ritengo irascibile. No, vabbè. E socialmente compromesso. Tuttavia lo reputo un buon detective. Ha una personalità intrigante. Sì.
Sfortunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare qui. Vabbè. Come pensi di approcciarti? Mi adatterò. Mi adeguerò al suo carattere. Per il bene delle indagini sarebbe meglio evitare disguidi e cercare di assecondare la sua personalità. Lui è, forse ha più bisogno anche di un testa a testa. Segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la Cyberlife abbia mai creato. E sei in grado di capire cosa sta succedendo. Conti su di me, Amanda. Riprendi le indagini interrotte dal precedente Connor e trova una soluzione. Che indagini? Presto, Connor. C'è poco tempo. Che indagini dobbiamo riprendere? Cioè, tra l'altro 28 colpi e l'abbiamo risolto, no? Tenente Anderson. Che indagini dobbiamo prendere? Serve aiuto? Salve. Devo vedere il tenente Anderson. Hai l'autorizzazione? Sì. Forse. Non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. Ok. Che autorizzazione? Dove l'abbiamo presa? Vabbè, fa la stessa. Quella macchina poteva uccidere tutti. La tensione nell'Artico aumenta ancora. C'è un presunto scontro tra una forza aerea russa e un pattugliatore americano. Soliti. Sono stati esplosi numerosi colpi d'avvertimento senza creare apparenti danni o vittime. C'è qualcuno qua da fare, no? Niente. Ministro della Difesa, la definita, se ne vada. Una provocazione intollerabile che non possiamo ignorare. Sempre per la conquista dell'Artico, quegli altri là. Vabbè. Ah, qual è la cosa della, di Anderson? Anderson? Posso leggere qua, scusa? Non è giunta alcuna risposta né da Mosca né da Washington. Santo Dio! Sei già stato riparato. Il mio predecessore era troppo danneggiato per essere riparato. Sono il nuovo Connor. Non perdono tempo giù alla Cyberlife. Non credo che Hank sarà molto felice di vederti. Perché? Io sono molto felice di rivederlo. Scusa, non è reciproco? Ah. Po Wilson. Po? Quello di Kung Fu Panda, no? Qui non c'è nessuno. Quindi, sì, praticamente i modelli Connor sono per le indagini come noi. Perché che sta la cosa di Anderson? Non è quello. No, morto celebre pittore di Detroit, Carl Manfred, tra le luci più luminose di Detroit. Che palle. Unità tattica richiesta per esercitazione presso il sito B. Confermata la morte del famoso artista Carl Manfred, il coroner ha parlato di una malattia cardiaca mortale indotta da una situazione domestica di particolare stress. Il figlio di Manfred, Leo, ha chiesto ai media di rispettare la privacy. Carl Manfred diventa famoso intorno al 2020 come esponente del neosimbolismo con opere potenti e oscure vicine a quelle di Francis Bacon. Sì, vabbè, qua poi c'è tutta la roba. Governatori di Detroit hanno inventato la città descrivendo Manfred come una delle luci più luminose. Cacchio. Manfred. Carl, perché? Oh, Anderson, ho trovato. Perché, Carl? È colpa mia. Mi scusi, sa che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Onesto, un gran lavoratore. Prima di pranzo. Grazie. Porca vacca, Carl. Forse potevamo non farlo uccidere, cioè non stressarlo. Non so in che modo, più che altro, perché
Anche non trovando, anche, cioè, noi abbiamo resistito, ma resistendo cosa avremmo fatto? Knights of the Black Death, heavy metal. Chiama, chi chiama? Chiama Hank Henderson. Sì, sono Hank. Ora non ci sono. Lasciate pure un messaggio se volete, tanto non vi richiamerò. Perfetto. Beep. Eccetera. Lascia un messaggio. Tenente Henderson, sono Connor, l'androide inviato dalla CyberLife. Devo se rispondere. È quasi mezzogiorno e la sto aspettando qui in ufficio. Ehi, hai visto quei campi? Cos'è che avete visto? Oh, ah, c'ero giapponese. Va bene, sono contento di vederlo. Ciambelle. Ciambelle. La tazza di caffè freddo. Tracce di caffeina. Ai ai ai. Nel caffè la caffeina. Male. Non va bene. Cos'è slogan? Anti-androidi. Usa il cervello non androide. Va bene. Ma che cos'è sta roba? Palacanestro. Da indagare non è che mi sembra proprio il caso, eh. Sono un po' di fiammiferi. Pelo di cane di San Bernardo. Quindi ha un cane. Là dietro? Tiene un poco di gente, eh. Red Ice 2027, unità pluridipartimentale responsabile del smantellamento di rete di spaccio di Red Ice nel 2028. Eh sì, che ovviamente non ha funzionato a quanto pare. Non c'è Henderson comunque. Queste sono persone vere. Non vorrei dire niente, ma sono persone vere queste. C'è una foto che esiste. Traffico di Red Eye, 50 arresti nel paese. Va bene, hanno fatto un blitz praticamente. Un blitz di Red Eye, anti-Red Eye.